Si accende il mercato della Juventus. Gianluca Di Marzio ci informa su quelle che sono alcune trattative di mercato che vedono coinvolta la vecchia signora. Analizziamo il tutto qui su FCM News Sport. Come sempre ricordo di supportarci. Se vi va, iscrivetevi in maniera del tutto gratuita per essere costantemente aggiornati sulle vicende della vecchia signora. Una Juve che si comincia a muovere e comincia a muovere i primi passi di un mercato che finora l'ha vista andare un po' a rilento. È un mercato in cui chiaramente abbiamo capito che dei pezzi pregiati andranno via. E Gianluca Di Marzio informa i tifosi della Juve che occhio, perché c'è il serio pericolo di perdere Dusan Vlahovic, attaccante arrivato un anno e mezzo fa, una situazione non facile visto che ci si aspettava molto di più da lui. Ecco, il giocatore è diciamo che sul mercato, nel senso che la Juventus non ritiene incedibile attualmente nessuno, men che meno Vlahovic, che è un attaccante che può avere mercato anche in virtù del fatto che è molto giovane. In questo momento il mercato degli attaccanti giovani non è così poi così florido, è per questo quindi che la Juventus di fronte a determinate offerte può lasciare andare via l'attaccante serbo. Ecco, da questo punto di vista la Juventus si guarda intorno e comincia a guardare alcuni profili che possono interessare. Secondo Gianluca Di Marzio sono due i profili che la Juventus valuterebbe in caso di cessione di Vlahovic, che però, attenzione, potrebbe partire per un'offerta superiore ai 70 milioni di euro. E quindi sono due, seguiteci nel corso del video perché vi analizzeremo entrambi i nomi fatti da Gianluca Di Marzio. Il primo, vi dico già che il secondo è molto più affascinante. Ve lo dico fin da subito perché il primo non affascina né me né tantomeno molti di voi. Sono sicuro che molti di voi storceranno il naso di fronte a questo primo nome fatto da Gianluca Di Marzio. Il primo nome raccontato da Di Marzio è quello di Gianluca Scamacca. In caso di cessione di Vlahovic, Gianluca Scamacca sarebbe il primo nome nella lista della Juventus, o meglio, il primo insieme a un altro giocatore. Ecco, facciamo che sono due giocatori nella lista, il giocatore che è arrivato al West Ham praticamente lo scorso anno, non si è trovato tanto bene, ma se la Juventus dovesse vendere Vlahovic, il club potrebbe valutare addirittura un acquisto a titolo definitivo, o comunque è un prestito con obbligo di riscatto. Perché dico questo? Perché sto sottolineando questo aspetto? Perché ci sono anche Roma e Milan sul giocatore. Solo che Roma e Milan hanno chiesto informazioni per un prestito con diritto di riscatto. E il West Ham, che ha speso praticamente meno di un anno fa 30 milioni di euro per il ragazzo, preferirebbe in qualche modo avere un titolo definitivo per il ragazzo, cioè un trasferimento a titolo definitivo. L'obbligo di riscatto potrebbe essere per la società londinese un vantaggio che porterebbe quindi a una preferenza per il trasferimento a Torino. La Roma continua a spingere per il prestito secco o comunque per il prestito con diritto, perché Thiago Pinto è volato addirittura in Inghilterra per cercare di chiudere la trattativa, perché ricordiamolo, la Roma ha un problema legato al fatto che Tammy Abraham si è fatto male l'ultima giornata di campionato, starà fuori praticamente fino all'anno prossimo e quindi ha bisogno di un attaccante. E tra l'altro lui, proprio il buon Scamacca, ha parlato proprio qualche giorno fa della preferenza, cioè gli hanno chiesto: ma sai tu di alcune situazioni legate a alcuni giocatori, a alcune squadre che ti vogliono? Lui ha detto, leggiamo testualmente: ho sempre ragionato con il cuore e continuerò a farlo anche in futuro, sapete quali sono i miei colori del cuore, ma adesso sono un giocatore del West Ham, nonostante tutte le voci anche qui mi trovo bene, per me Roma è casa e Totti, l'idolo da bambino, era per me un'icona. E quale giocatore al mondo non sognerebbe di essere allenato da Mourinho? Sono convinto che Mourinho mi stimolerebbe e con lui migliorerei tanto. Ecco, queste sono parole praticamente di uno che non vedo l'ora di andare alla Roma, quindi già solo per questo io francamente lo scarterei e andrei al secondo nome, molto più affascinante, molto più intrigante. Infatti Gianluca Di Marzio ha fatto il nome di Noah Okafor, attaccante del Salisburgo, classe 2000, quindi un 23enne che ha un contratto in scadenza del 2024. Quindi un'occasione davvero ghiotta per la Juventus per prendere una punta centrale da 1,85 m che farebbe al caso della Juventus, perché vendere Vlahovic vuol dire incassare un po' di soldi, ma non vuol dire che la Juventus deve spendere tutti i soldi che ha in un altro attaccante. Ad esempio abbiamo fatto il nome, non so, di Jonathan David del Lille. Per lui ci vogliono tanti tanti soldi. Ecco, nel caso di Okafor potresti avere delle occasioni diverse, perché è un giocatore che viene al Salzburg e quindi non ti chiederebbe chissà quale grandi cifra, soprattutto è in scadenza.
Stiamo parlando di un ragazzo molto diverso da Vlahovic, perché è un attaccante velocissimo negli spazi, è un giocatore molto rapido, di una rapidità di esecuzione importantissima, è uno di quelli che brucia l'avversario con una grandissima facilità. È uno di quelli che va servito in profondità, ed è uno di quelli che tendenzialmente non gioca a spalle alla porta, ma lo devi lanciare in profondità. Molti mi diranno, ma come, questo problema però lo potresti avere, no, con Allegri che ti gioca a spalle alla porta? Non direi, perché Allegri credo che veda in lui un giocatore molto molto interessante, proprio perché l'idea della Juventus è quella di difendere e partire in contropiede, non per forza avere un attaccante che protegge la palla a spalle alla porta. Vlahovic è che uno va servito in profondità, ma un conto è servirlo in profondità gli ultimi 20 metri, un conto è servirlo in profondità a centrocampo. È chiaro che non è la stessa cosa. Ecco, con Okaforo tu puoi puntare anche a partire molto da una posizione molto più arretrata, perché uno che è rapidissimo. Considerate che uno che ha cominciato, diciamo, la sua carriera come ala offensiva, giocava sia a destra che a sinistra, è bravo nello scatto, nel dribbling, ha giocato soprattutto ultimamente come prima punta, ed è un giocatore che da questo punto di vista, stiamo parlando di un giocatore che vale questo tipo di investimento. Che tipo di investimento? 20-25 milioni, perché è scadenza di contratto. Quindi questo ti consentirebbe di acquistarlo a cifre abbastanza ridotte. Ha un ingaggio anche abbastanza basso. È un giocatore che secondo me andrebbe analizzato, soprattutto in ottica Juve, andrebbe preso in considerazione. Se tu vendi Vlahovic a 70 e prendi Okafor a 20-25, già stiamo parlando di un'occasione interessante di mercato. Se tu poi lo stesso attaccante lo prendi per 70 milioni, allora non ci siamo. Teniamo conto però che la Juventus con Okafor non prende un bomber. Cioè, dobbiamo ragionare su questo. È un attaccante molto rapido che si inserisce negli spazi, ma non è uno che ha mai fatto più di 15 gol nella sua carriera, eh? L'anno scorso 23 partite in totale nella stagione, solo 23 partite, 10 gol. L'anno prima 34 partite, 14 gol. Nella stagione 2021, 29 partite, 6 gol. Nella stagione 2020, 15 partite, 4 gol. Quindi parliamo di un ragazzo che prima ancora giocava nel Basilea. Non è esattamente un goleador. Nella sua carriera in totale ha giocato 155 partite, 41 gol. Questo cosa vuol dire? Che è un giocatore da scartare assolutamente? No, perché ci potrebbe stare al suo posto, però non ci aspettiamo un attaccante che ogni pallone lo sfrutta e lo trasforma in gol. Ecco, non vi immaginate quel tipo di colpo. È un giocatore che potrebbe essere interessante, ma non lo vedo esattamente l'uomo ideale per sostituire Vlahovic. È un giocatore che secondo me può arrivare anche insieme a Vlahovic. È un giocatore che, vi dirò di più, potrebbe essere ideale come spalla di Vlahovic nel caso di 3-5-2, al fianco di Vlahovic, perché è un giocatore che può giocare anche, secondo me, da seconda punta. E quindi potrebbe essere un'idea quello di prenderlo oggi, anticipando tutti. Io vi faccio l'esempio di quello che farei io venderei Ken e mi prenderei Okafor, ma al posto di Ken, non al posto di Vlahovic. Posto di Vlahovic può essere interessante da un punto di vista economico. Da un punto di vista tecnico, io continuo a credere che Vlahovic sia di un altro livello. Ma è un mio parere, così come credo che sia ovviamente di un altro livello rispetto a Scamacca. Quindi io continuo a sperare che Vlahovic rimanga in bianco-nero. Voglio sapere che pensate voi, quindi analizziamo il tutto qui sotto.